Immaginatevi un titolo: Ospina porta in finale il Napoli. Pensate a questo titolo dopo 10 minuti di questa partita. Ma che stai a dire? Ha fatto la papera, però poi che partita! Che partita! Che entra in area, destro al giro! Meraviglioso! Ciao ragazzuoli, buonasera e bentrovati, bentornati soprattutto in una mia live. Allora, spero una cosa, spero che stasera la qualità sia cresciuta rispetto al solito. Lo so perché finalmente, a differenza della scorsa volta, siamo riusciti a partire con la nostra nuova facecam, quindi già questo è qualcosa. Dunque, facciamo un po' di chiarezza. Assieme a voi voglio fare una storia. Voglio fare una storia che non l'ho ancora fatta, quindi per andarla a vedere, se vi interessa, seguitemi su Instagram. Io nel dubbio faccio tutto live, quindi aspettate un attimo. Allora, ci siamo, eh? Va. Ragazzi, in questo momento, in questo preciso momento, siamo live su YouTube, quindi fate swipe up e venite a godervi il mio racconto di Napoli-Inter. Magari godetevi la mia cronaca mentre vedete la partita su Rai 1. Stasera c'è Napoli-Inter, stasera i partenopei vogliono riconfermarsi dopo la ripresa ottima che c'era stata nelle ultime settimane pre-coronavirus. L'Inter vuole rimontare lo 0-1 di San Siro con la firma di Fabian Ruiz, che non ci sarà. Insomma, le formazioni le vedete accanto a me. È partita finalmente Napoli-Inter. È ripartita la Coppa Italia, seconda partita nel giro di 2 giorni. Ieri Juventus-Milan, oggi Napoli-Inter. Il 17 la finale con i bianconeri che aspettano. Qui Candreva cerca di andare, di prendere il tempo sull'auto di destra, scava il pallone sul secondo palo di Lorenzo. Ci mette il petto, malinteso però con Ospina. Palla in calcio d'angolo, primo corner anche a favore dell'Inter, secondo in partita. E allora calcio d'angolo per l'Inter al secondo minuto, pallone battuto sul primo palo che passa e che finisce in porta, credo con nessuna deviazione. È 1-0 per l'Inter. Esulta Eriksen. E adesso tutto in parità, gol di Eriksen che è andato a calciare dalla bandierina, nessuna deviazione. Ospina preso in controtempo, non si aspettava che quel pallone potesse arrivare lì. È stato sorpreso e adesso, attenzione che cambia già tutto. Primo gol italiano post-coronavirus. Nicola ci dice: ora secondo me il Napoli deve trovare il piglio giusto, segnare subito è importante per rientrare in partita e impedire all'Inter di prendere il controllo della gara. Questo è vero, Nicola, però aggiungo, e fatemi sapere anche voi ragazzi a casa, aggiungo che l'Inter in questo momento è in pieno controllo della partita. Quindi non è sbagliato che il Napoli attenda, perché alzandosi di più per andare a pareggiare permette all'Inter di segnare il secondo gol. In questo momento ribadisco che sembra il migliore della partita dei nerazzurri. Quindi ci vuole lucidità e pazienza per il Napoli, perché comunque non è ancora eliminato. Poi la sponda per Barella d'esterno, per Eriksen che controlla, domestica il pallone. E poi lo apre in zona Candreva, testa alta, il pallone morbido, Luca con una riva, Eriksen sì, destro deviato, Ospina! Stavolta la tiene lì, stavolta ci mette mani e guanti, ma l'Inter dà la sensazione di essere molto più pericolosa rispetto al Napoli per un motivo molto semplice: c'è più cattiveria, c'è più tigna, c'è più Conte in casa Inter in questo momento. Apre in zona Young. Buono il controllo col destro dell'ex United che finta il cross un paio di volte, poi si appoggia a Brozovic, crosserà lui. Invece no, suola e palla di ritorno per Young. Uno contro uno con Di Lorenzo, arriva adesso il pallone verso Lukaku, Ospina! E poi allontana Maximovic. Grande colpo di testa di Lukaku, grandissima risposta di Ospina che prova a riscattare la papera in occasione del gol dell'1-0, però dovrà fare ancora molto molto di più. Intanto Lukaku lavora il pallone, lo offre a Candreva, la palla passa, Candreva pure, in aria, potrebbe calciare. Destro! Ospina! Altra parata incredibile di Ospina! Altra parata folle di Ospina su Candreva! Da Eriksen a Candreva e poi Barella al cross, bello, ma messo fuori. Raccoglie Brozovic, Lautaro, mette giù e si gira col destro. Ancora Ospina, abbraccia il pallone e tiene l'1-0. Poi fa già ripartire dalla parte opposta Insigne, che palla di Ospina per Insigne che si invola di fronte ad Handanovic. Insigne a rimorchio per Mertens! Dries Mertens! Con il destro mette in porta il gol dell'1-1! Il gol che cancella i calci di rigore, il gol che forse porta in finale il Napoli, perché c'è ancora
un tempo e 5 minuti da giocare. Qui Ospina fa un qualcosa di pazzesco perché rilancia in contropiede Insigne. E questa è tutta l'importanza di un portiere che, vi dicevo, nella sua carriera ha alternato belle cose a brutte cose. In questo primo tempo ha fatto di tutto. Papera sul gol di Eriksen, poi però è riuscito a riscattarsi alla grande. Due parate decisive e un assist per Insigne, che a sua volta ha trovato quello per Mertens. Insomma, tanta tanta roba. Insigne, che apre bene sulla destra in zona di Lorenzo. Stop a seguire, chiama palla Politano al centro. Servito invece Mertens, che crosserà forte e teso per Insigne, che ha preso il tempo. Occhio Insigne, destro! Sul fondo! L'ha girata benissimo, lavoro perfetto del capitano, che però ha chiuso leggermente troppo il destro. E la palla è uscita neanche di un metro, secondo me. Centimetri alla destra del palo di Handanovic. Centimetri che tengono il risultato inchiodato sull'1-1. Occhio comunque al calcio di punizione per l'Inter, perché io con la coda dell'occhio sto dando un'occhiata anche di là. Eriksen mi sembra intenzionato anche ad andare in porta. Va in porta Ospina! E poi Insigne che allontana, la palla resta lì. Attenzione all'Inter con la conclusione pessima da parte di Biraghi. Che occasione per l'Inter. Eriksen stile derby, prese una traversa contro il Milan. Oggi la porta la trova e come, ma trova anche i guantoni di un super Ospina. Nessuno vuole lanciare. Bastoni corto da Eriksen, legge Fabian Ruiz, che riparte con il pallone. Il suo gol all'andata fa tutta la differenza del mondo, perché se non ci fosse stato quel gol, l'Inter in questo momento sarebbe in finale, se fosse fino a 0-0 per i gol in trasferta. Ma attenzione ancora all'Inter con Lukaku. Taglia e viene servito Biraghi dentro l'area. Buon pallone al centro per Sanchez, che ha preso il tempo. Tacco ulteriore, c'è Eriksen, Ospina, Moses sul fondo. Incredibile, incredibile. Ospina la salterà l'eventuale finale, ma sta facendo di tutto per portarci il Napoli. Miracolo su miracolo, ancora su Eriksen, pazzesco. E poi Moses sul fondo, geniale il tacco di Sanchez. Che parata di Ospina, mamma mia, mamma mia, pazzesco, mamma mia. È incredibile, perché dopo i primi 10 minuti, immaginatevi un titolo: Ospina porta in finale il Napoli. Pensate questo titolo dopo 10 minuti di questa partita. Ma che stai a dire? Ha fatto la papera, però poi che partita! Che partita! Gol di Eriksen al secondo minuto su paperaccia di Ospina, direttamente da calcio d'angolo. Poi pareggio di Mertens con Ospina decisivo già nel primo tempo e anche nella ripresa. Due volte su Eriksen, due paratone su Eriksen. L'Inter sta facendo, ha fatto e continua a fare di tutto per meritarsi la qualificazione. 5 di recupero, si gioca fino al 95esimo, per voi fino al 50esimo. Assedio Inter e siamo soltanto nel secondo dei 5 di recupero. Biraghi al cross, interessante per Sanchez che non riesce a girare. C'è Ospina a tenere e si prende tutto il tempo del mondo lì. La sfortuna questa volta per l'Inter ha voluto Sanchez al posto di Lukaku, perché se lì c'è Lukaku e non Sanchez, la palla va in porta. Ma con i se e con i ma, la storia non si fa. Solo secondi adesso, esattamente 9. Ultima azione di partita. Palla interna per Lukaku, Moses a destra, Lukaku al cross, rimpallato, poi palla ancora tra i piedi del 9 che vuole inventare, ma la perde, Rocchi fischia, 3 volte il Napoli è la seconda finalista dell'edizione 2019-2020 della Coppa Italia. Raggiunge la Juventus, l'affronterà mercoledì sera all'Olimpico e vedremo cosa succederà, ma è stata una partita davvero divertente, all'interno della quale la forza di volontà di un singolo uomo, prima che della squadra, ha cambiato la storia. Ospina, che comincia male, con una paperaccia sul gol di Eriksen, che in quel momento cambia tutto, poi si rifà. Parate decisive, avvia lui l'azione che porta al gol del pareggio, e poi anche nel secondo tempo, su Eriksen, due volte, per l'1-1 che resiste, per il Napoli, che è in finale. Un bacione, never give up, e bella regà. Ciao, buonanotte a tutti, ciao ciao ciao.